Corsa per la Pace. Vivi Città è una storica manifestazione che, come dicevo poco fa, ritorna dopo 2 anni di assenza a causa Covid. Vogliamo presentarvela anche perché domani racconteremo in diretta su Rai Radio 1 la partenza. È un qualcosa che verrà celebrato in tantissime città d'Italia e del mondo e andrà davvero a portare questo messaggio a pochi chilometri dalla martoriata Ucraina. Ne parliamo con un'icona davvero della nostra atletica, tra le altre cose soprattutto ma non solo, storico allenatore proprio della nazionale di atletica dalla fine degli anni 70 fino alla fine in sostanza degli anni 80, molto altro per Sandro Donati, che saluto davvero con grande piacere. Ben trovato su Radio 1. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei naturalmente. 37esima edizione per Vivi Città, 107 comuni italiani coinvolti, ma si andrà a celebrare questa corsa anche alle porte dell'Ucraina, perché ci sarà un'iniziativa specifica proprio a Suceava, spero di averlo pronunciato più o meno correttamente, in Romania, ma al confine con l'Ucraina, una città che già ha accolto in questi giorni tantissime persone, donne e bambini in fuga dalla guerra. A metà tra l'aspetto sportivo e il grande significato, Donati, che questa corsa vuole avere, dirò io, se vuole, una cosa scontata, però quando una cosa è vera forse non è mai banale, mai come quest'anno è necessario davvero un messaggio di questo tipo. Ma io penso che i dirigenti dell'UISP siano stati veramente lungimiranti nell'intendere il significato e anche la possibilità di messaggi che possono venire dallo sport. È stata loro la prima idea di collegare le città italiane o, come spesso hanno fatto con grande sensibilità, quelle del mondo che magari erano afflitte da problemi in quel momento, da questa idea semplice del comparare i percorsi per mettere grosso modo tutti nella stessa condizione e quando è possibile addirittura partire tutti insieme. È una grande idea. E questo grande via collettivo, proprio come spiegava Sandro Donati, verrà raccontato domattina a partire dalle 9.30 in diretta su Rai Radio 1 con Giacomo Prioreschi e non solo, anche con alcuni ospiti. A proposito di questa comparazione, poi nel dettaglio, Donati, intanto diciamo, anzi mi corregga se sbaglio, che c'è una corsa per così dire competitiva, ufficiale di 10 km, ma aperta a tutti, anzi insomma vi invitiamo a partecipare più che mai. C'è la passeggiata ludico-motoria, perché poi che sia una corsetta o quattro passi è sempre meraviglioso la domenica mattina mettersi in marcia. Lei si è occupato, e anche qui le chiedo conferma, proprio di come dire, comparare, equiparare i vari percorsi nelle varie città, perché poi trovare i 10 chilometri più o meno uguali per tutti, insomma anche dal punto di vista tecnico, per la sua esperienza, comunque sarà stato importante e impegnativo. Sì, l'UISP tradizionalmente si affida all'Istituto di Scienza dello Sport del CONI, che effettua studi specifici per perfezionare sempre di più questa possibilità di comparazione. In pratica un certo numero di atleti vengono fatti correre sul tapirulà, vengono simulate salite, discese, tendenze varie, si calcola il costo, la differenza, e si fanno queste tabelle che consentono di comparare i risultati. Poi dall'anno scorso, dall'ultima edizione, anzi l'anno scorso, perché devono stare 2 anni di stop, nel 2019 l'ultima, esatto, pre-pandemia, esatto. Sì, sì, l'UISP si è incaricata di lanciare altri messaggi. Quello di 3 anni fa fu un messaggio: puoi praticare sport in età anche avanzata, ma fallo sempre con un margine, quindi non dando tutto e quindi mettendoti in una condizione di rischio dal punto di vista cardiaco e dell'organismo in generale, ma lascia sempre un po' di energie, e abbiamo diciamo diffuso l'idea della frequenza cardiaca che non deve raggiungere il massimo, ma è una percentuale più bassa man mano che aumentano gli anni. Poi quest'anno abbiamo aggiunto uno studio sulla respirazione, che è un diciamo un atto di grande importanza evidentemente nell'essere umano, e lo abbiamo definito respirare meglio. Questo sì, diciamo, è un gesto tanto automatico e spontaneo quanto fondamentale, credo che si possa dire, no? Sì, sì, perché spesso noi respiriamo in maniera, come dice lei giustamente, automatica e spontanea, ma superficiale, cioè tendiamo a non utilizzare tutta la parte bassa del torace, quindi la parte del diaframma, ed invece se noi impariamo, noi lo facciamo comunemente con gli atleti di resistenza,
impariamo ad utilizzare questa parte, aumenta la nostra capacità respiratoria e quindi è un bene prezioso che ci troviamo a disposizione man mano che passano gli anni e la capacità respiratoria tende un pochino a diminuire. Guardi Donati, questo è importante per gli atleti di ogni livello, è importante anche per i conduttori radiofonici, per cui è un tema che mi trova sempre particolarmente attento. Ora, in realtà Vivicità è già cominciata, perché oggi, se non sbaglio, c'è in programma un'altra manifestazione legata sempre ovviamente all'iniziativa principale, Porte Aperte. Si tratta di abbattere un'altra barriera, quella delle carceri, c'è Enna e non solo, e anche questo è un tema che credo in passato come oggi la vede Sandro Donati molto molto attento e partecipe. Sì, e anche da questo punto di vista bisogna dire che i dirigenti dell'UISP hanno dimostrato un occhio lungo, una capacità di osservare la società. Tutti noi sappiamo che in carcere c'è una popolazione silenziosa, che è sofferente, alla quale la società deve cercare di dare un qualcosa che gli consenta di affrontare il ritorno della società. Lo sport sicuramente. Io stesso ho fatto delle esperienze grazie a l'UISP all'interno delle carceri romane e sono rimasto colpito dal gran numero, per esempio, di giovani che sono in carcere per questioni di droga. Diciamo, per delle cose di questo genere si sono rovinati la vita. Ecco, in quel caso l'attività sportiva sicuramente consente di affrontare quelle giornate monotone in maniera più fattiva e poi magari avere un compagno di vita che è l'attività sportiva una volta che si esce. Certo, e questo lo può dire molto apertamente Sandro Donati, che è maestro dello sport, che è un importante insomma titolo onorifico nel nostro paese, che ha speso gran parte della sua carriera, non solo dal punto di vista agonistico, anche per contrastare, per lottare, per sfidare apertamente quelli che Donati le ha definito i signori del doping, anche in un libro che è uscito sostanzialmente lo scorso anno. Io ho davvero pochissimo tempo, però un paio di domande gliele voglio fare. Uno è relativo al momento d'oro che vive la nostra atletica, soprattutto rispetto ad alcuni personaggi, lei sa benissimo a chi mi riferisco. L'altro invece è l'ultimo scampolo di carriera di Alex Schwarzer, marciatore, oro olimpico a Pechino. Sarebbe complesso riassumere tutta la vicenda, molto intricata, però insomma è stato assolto, prosciolto definitivamente dalla giustizia ordinaria, quella sportiva non lo vuole riammettere per motivi che ci sfuggono, insomma dare un'ulteriore possibilità a quello che è stato un grande campione del nostro passato. Ma allora, i successi dell'atletica credo, dal mio punto di vista, che dipendono da una organizzazione che negli ultimi anni è cresciuta, sicuramente anche il supporto complessivo delle squadre militari ha consentito, diciamo, di innalzare il livello di preparazione. E poi l'Italia si è organizzata molto bene durante la pandemia. Alcuni paesi, diciamo, si sono pressoché fermati. Tutto il sistema sportivo italiano, coordinato un po' dal CONI, ha tenuto in piedi sempre i centri di preparazione olimpica, consentendo agli atleti in piena sicurezza di continuare a prepararsi. Io credo che i risultati dell'atletica non siano quindi casuali. Quanto a Schwarzer, è una storia sconcertante, è una storia di malaffare che il giudice penale di Bolzano ha sintetizzato in 87 pagine. Non dice soltanto Schwarzer non si è dopato, ma è stato colpito intenzionalmente, in sostanza, no? Se è corretto, una serie di falsi, esattamente, e di tentativi di incastrarlo, quindi la cosa è molto grave. Io aspetto sempre qualcuno nelle alte dirigenze che prenda in mano quella questione per un fatto di verità, perché noi ormai la verità l'abbiamo raggiunta grazie al giudice di Bolzano, ma non paghi, ci siamo rivolti alla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Adesso sta allo sport di guadagnare una parte della propria credibilità, perché questa è una brutta storia. Possono raccontare tutte le favole che vogliono, ma non a me, che conosco perfettamente queste organizzazioni. Certo. Qui è successo qualcosa di sporco, come è successo qualcosa di sporco in generale rispetto allo sport russo, perché è chiaro che dai russi si accettavano regali, si accettavano soldi per insabbiare i fatti di doping, al punto che i vertici della Federazione Internazionale dell'Atletica sono finiti sotto processo
a Parigi, questa è una brutta storia dalla quale ci si deve riscattare. Sì, evidentemente anche lì le conseguenze sono state chiare con l'esclusione, lo abbiamo visto anche agli ultimi giochi olimpici, della Russia, o quantomeno, ecco, atleti, lo sapete, senza bandiera, senza inno. Siamo andati molto più lontano, in altre direzioni, con Sandro Donati. Ovviamente domani Vivi Città in 107 comuni italiani e non solo, alle 9.30 la partenza, la potrete seguire in diretta qui su Rai Radio 1, ci sarà Giacomo Prioreschi al microfono in compagnia di diversi ospiti. Sandro Donati, grazie davvero, continuiamo a correre sempre sperando di raggiungere mete migliori. Io la lascio e la saluto così. Certo, bello, bello questo slogan, buongiorno. Grazie, grazie a lei davvero per essere stato con noi. Un saluto a Sandro Donati, allora cedo il